Allora, io ringrazio il musico, così definito sulle sue biografie, Giordano Dall'Armellina, che ha già la chitarra, forse la chitarra non si vede ancora, non è appunto inquadrata, ma che dall'alto dei suoi 2000 ormai e passa concerti fatti in tutta Italia, si è fatto conoscere per essere un chitarrista d'eccezione, appunto un cantante e qualcuno che fa conoscere il folk, le ballate popolari cioè in tutta Italia. Io l'ho conosciuto in quanto era collega d'inglese al liceo, appunto Allende, e già lì era una miniera di informazioni in inglese, ma anche di musica folk europea, non solo per i ragazzi. Lui ha già pubblicato un libro di ballate europee tempo fa, con un CD appunto incorporato, Ballate europee da Boccaccio a Bob Dylan. E già lì naturalmente si vedeva la sua grande sapienza di musica, non soltanto nel suonarla e cantarla, perché lui è anche compositore comunque, ma anche nell'interpretarla, appunto, possiamo dire come chitarrista. Ora, il libro di cui parliamo qui, che lui ha presentato già altre volte, è un libro di racconti, ma questi racconti non sono stati scritti da lui, sono stati scritti da una scrittrice che oggi non c'è, si chiama Martina Fragale, e con lui e con Giordano Dall'Armellina, naturalmente, ha pubblicato questo Un 2x12, 12 racconti e 12 canzoni seguendo i brani del Tram 12 a Milano. Cioè, Seguendo i binari, seguendo i binari, sì, cosa ho detto? i brani. I brani, ho detto. In effetti sono brani sui binari. Altrimenti, qual è stata l'idea di Martina Fragale, poi intercettata dal musico Giordano Dall'Armellina, che ci ha appunto ricamato sopra, quasi come postille o come commenti o come parafrasi, dei veri e propri pezzi appunto musicali. La gran parte delle musiche, tranne una, sono appunto le sue, ma il CD è stato composto con fior fiore di appunto musicisti, ce ne sono parecchi, 10, 12, insomma, Sì. che hanno collaborato a questo CD, di cui lui farà sentire anche oggi qualcosa. Però ovviamente noi lo sentiremo dal vivo. Allora, l'idea è quella della vita umana sui tram, ascoltata, appunto recepita e testimoniata da un orecchio di scrittrice. Perché Martina Fragale ha avuto questa bellissima idea di, come dire, essere a contatto con la Milano che come. La che conta, anzi, la Milano a tutti gli strati, soprattutto anche popolari, ascoltata, fiutata, quasi odorata sui tram. No? Che cos'è il tram? Il tram è una sorta di carrozza casa, è un mondo, è come una bolla che passa. All'interno di quella bolla, di quel contenitore, di quel piccolo, diciamo, di quella piccola carrozza che è il tram. Ecco, c'è tutta una policromia di voci, di ascolti, di contatti più o meno appunto casuali. Quindi il tram come carrozza di voci, ecco. Già altri scrittori hanno avuto questa idea di recepire le voci della gente. Io e Simona spesso lo facciamo questo, che commentiamo e ascoltiamo le voci della gente e conosciamo l'aria della città attraverso questo spazio circoscritto, dove la gente spesso si esprime, parla, ascolta, o comunque si esprime addirittura col volto, con la fisionomica, no? Del milanese o del non milanese, visto che i milanesi sono tra l'altro pochi. Ecco, il tram 12, che c'entra il Due. tram 2? Il tram 2 cosa c'entra? Il tram 2 è questo contenitore mobile di contatti, sguardi, scintille, appunto, come dire, tra persone. Il tram 2 è un po' il simbolo dei tram, perché è stato il primo tram, naturalmente a Milano, collegava, c'è tutta una storia, anzi una breve storia, collegava Piazza del Duomo alla stazione inizialmente. E come si dice nella prima parte, praticamente prima c'erano i tramvai addirittura a fine 800 tirati dai cavalli. Quando i cavalli sono venuti meno e si è passata la corrente elettrica, e fra l'800 e i primi del 900 appunto sono apparsi i primi tram. E questo tram 2 era, come dire, un tram al tempo stesso preistorico, ma che poi è rimasto nella storia pur avendo cambiato rotta. Pare che adesso abbia cambiato totalmente rotta rispetto a quella che una volta,
era tra, dal Duomo, dal Duomo al, Piazza della Repubblica. A Piazza della Repubblica, quindi dove c'era la stazione centrale di Roma. È molto interessante per uno scrittore dovrebbe naturalmente, anziché chiudersi nella sua Tour di Seburnia, dovrebbe appunto aprirsi alle voci. A volte lo scrittore le voci le sente pure chiuso in casa, ma se va in tram le sente direttamente dal vivo le voci, e da lì si conosce molta umanità, soprattutto a Milano e soprattutto su questi vecchi tram di una volta. Per cui la scrittrice racconta una Milano che c'era, che c'è, che forse ci sarà, che forse però si sta per perdere, perché c'è chi ama i tram, c'è chi non ama i tram. E a volte in questi tram accadono delle scenette pittoresche, degli episodi che Martina Fragale praticamente racconta molto molto bene, soprattutto il primo, che vorrei che fosse naturalmente poi subito letto, praticamente in cui c'è un incontro molto spesso tra solitudini. Quante solitudini si incontrano nel tram, ad esempio? Quanti appuntamenti nel tram? Quanti incontri appunto casuali? Quanta voglia di raccontare c'è da una parte e quanto poco ascolto c'è dall'altra. Il libro è un libro che tocca le corde, molte corde, che vanno dalla tristezza, all'amarezza, alla gioia, all'umorismo. Alcuni brani fanno veramente sorridere, come il primo, ma fanno sorridere e forse fanno anche un po' piangere. Perché da una parte appunto Milano è una città che ha molta voglia di parlare, dall'altra Milano è una città che ha poca voglia di ascoltare. Ne so qualcosa io. È molto più facile trovare qualcuno che ti racconti la tua vita che non qualcuno che sia disposto ad ascoltartela. Purtroppo è così. E il tram è un contenitore di questa specie di alienazione alla Beckett, in cui c'è qualcuno che parla e qualcuno che non c'ha proprio voglia di ascoltarti. La logorrea non ascoltata, la massima dell'inibizione. Quanto più passa il tempo, tanto più cresce la voglia di parlare e decresce purtroppo la voglia di ascoltare. Tant'è vero che nel primo racconto, che appunto leggeremo, c'è un signore anziano piuttosto appunto patetico che ha voglia di parlare a un autista che non solo non vuole parlare, ma non può parlare perché gli indica il cartello: non parlate al conducente. Già questo bellissimo, questa appunto scena, appunto questa scena in cui cosa possiamo provare per questo vecchietto se non una sorta di pietas virgiliana, no? Il grande seccatore, il molestatore, poi appunto vedremo dove va. Va da un suo vero amico che però è un barista egiziano. E lì c'è un'altra tematica, l'incontro fra uno che viene dall'Egitto, se non sbaglio, e uno che è di Milano e con questo accento appunto milanese, con questo dialetto, ha proprio voglia di dirla tutta. Tra l'altro lui è un partigiano della Resistenza, quindi avrebbe molto da raccontare. Sentite un po' i titoli, per esempio, del primo e dell'ultimo pezzo. Commedia finita est è il sottotitolo della prima, perché vedete, ogni racconto ha a che fare con una fermata del tram 2. Bellissimo, per cui tu il tram 2, ho sbagliato io, sono andato avanti, mi ero portato avanti, invece qua si tratta del per esempio Porta Genova, no? c'è una bellissima descrizione della stazione, un pezzo su Porta Genova, la stazione più tristi di Milano, è vero, ma che sa proprio di passato, che sa di antico, esatto, che sa di antico, hanno provato anche a restaurarla, appunto a rifarla, ma sa ancora di antico, è triste, però racconta appunto un passato. La cosa bella di questo libro è che vi racconta al presente le tracce del passato di Milano, e forse quello non soltanto che di patetico c'è di Milano, ma anche quello che di buono c'è ancora appunto a Milano, e non soltanto la grande solitudine. Ecco, e quindi ci sono varie figure, è una specie di commedia umana, anzi forse di tragicommedia umana. Ci sono vari caratteri, appunto, c'è il pensionato, non sta ai cantieri, sta nel tram, c'è il precario, ci sono i cervelli in fuga, questi poveri ragazzi che devono per forza andarsene a Londra o a qualche altra parte per trovare lavoro, c'è la casalinga, il singolo, il misantropo, due lesbiche, insomma ci sono vari personaggi che appunto entrano in questo tram, parlano e c'è l'occhio della scrittrice che effettivamente ha l'orecchio più che l'occhio, che appunto ascolta le voci. Io ho apprezzato, lo devo dire,
e a parte qualche piccolo appunto brano appunto virtuosistico, ho apprezzato le gamme toccate già in forma musicale, no? Dalla scrittrice che va, in fondo il primo racconto volevo parte con una nota di umorismo che sarebbe piaciuto a Pirandello, come sanno i miei alunni, qui ce n'è uno. Praticamente l'umorismo non è comicità, no? Ricordate che l'umorismo è il sentimento del contrario, non l'avvertimento cerebrale del contrario. È quella pietas che si unisce al riso, che smorza il riso e ne fa un riso pianto. Come dire, Don Abbondio non fa ridere. Cioè, e Don Chisciotte non fa ridere, fanno sorridere, sono personaggi dello humor. Ecco, questo umorismo, quasi di matrice pirandelliana, rende questi personaggi incapaci di farci ridere a crepapelle, ma ci fanno davvero sorridere. Come si fa sorridere il cinismo medio milanese, quanti cinici si incontrano appunto a Milano, e come appunto fanno sorridere i problemi di coppia risolti nel tram, ci si conosce nel tram, ci si lascia nel tram, parliamo anche delle fermate del tram, ci si corteggia nel tram, il primo colpo di fulmine può avvenire anche nel tram 2, la fermata del tram è quella in cui uno può aspettare la ragazza che non è più disposta a stare con lui. E poi appunto per finire ci sono questi luoghi di Milano ben descritti. Ho citato Porta Genova, potrei citarne appunto altri, ecco, pittoreschi come le foto di cui è corredato questo libro appunto, della Milano che fu, appunto bellissime, bellissime foto, e il famoso tram 2. Ecco, il tram 2 è questa bolla di umanità che viaggia per appunto Milano sui binari. Naturalmente qui c'è anche del simbolismo in questo racconto. I binari cosa sono in fondo, no? Sono al tempo stesso la fuga del tempo ma anche l'orientamento. Sul binario tu stai tranquillo perché sai già dove stai andando col tram, mentre con altri mezzi puoi anche deragliare, il tram difficilmente deraglia. Allora questa umanità fra il patetico, l'umorista, il chiuso, il malinconico, questa appunto umanità sta comunque che sta camminando su binari. E l'ultimo racconto che poi appunto magari leggeremo e commenteremo musicalmente, perché adesso cedo la parola naturalmente al musico. L'ultimo racconto è molto fine perché anticipo soltanto, non è che lo racconto altrimenti. Ma insomma, il solito autista di tram, quello che però stavolta parla, non quello che si chiude, esiste anche l'autista che parla, che appunto chiacchiera. E chiacchierando con questo giovanotto, con questo giovane hipster appunto che sta andando verso Londra, che dovrebbe appunto emigrare appunto a Londra, e sono lui, l'autista, in un tram notturno, cioè il libro di racconti finisce non a caso con un racconto notturno e con il 2 che va verso il capolinea. Bellissimo questo simbolismo, no? Finale del libro di racconti. Ci sono tre personaggi. L'autista, che anche lui a un certo punto si fa una chiacchierata. Il ragazzo che vuole parlare di sé perché se ne sta andando via da Milano, il solito cervello in fuga con tutta la tristezza che questo comporta, se ne andrà a Londra, e l'ubriaco, che non manca mai, soprattutto di sera, che non sa dov'è, non sa che la fermata è quella, cioè dove siamo, dove siamo, ma siamo al capolinea, è finito il viaggio, bisogna scendere, no? La cosa bella, la finezza di questo ultimo racconto è duplice. Da una parte l'autista è laureato in filosofia, ma su cosa si è laureato? Pensate appunto il tram cosa fa, il tram in fondo scorre su Eraclito, che è una finezza, si era alleato sul Pantarei, cioè su Eraclito, e il tram scorre nel tempo. Dall'altra parte, altra finezza che mi è piaciuta, non so se voi ricordate, una volta c'era, da quelle parti, presso il Naviglio, un locale famosissimo che si chiamava Capolinea, dove facevano stupenda jazz. Musica jazz. Dove quella zona. E il romanzo, il tram era il 19 che poi è stato. Sì, sì. Però il 19 che portava lì era come il tram, i tram del 1928 che sono sì, quelli vecchi. Fra i tre che ci sono al mondo sono i più belli. E qui Trieste,
Trieste, Lisbona e San Francisco. Ecco, riassumo, e Milano, riassumo questa, diciamo, finezza appunto finale. Il tram finisce al capolinea, presso quella che poi è stata e poi appunto è finita la fermata del capolinea, dove c'era appunto il locale, c'è un'ottima musica jazz di notte, ma il Eraclito veglia su tutto. Che c'entra Eraclito? In effetti il Pantarei va al di là del capolinea, detto filosoficamente. Il tram finisce lì, ma il tram non finisce lì, perché il tram poi riprende, malgrado il fatto che sia arrivato alla fine. Infatti si dice alla fine, questa non è una fine. E speriamo che non sia neanche una fine dei tram. Ecco. Deve tornare al coso. Adesso io dovrei passare la parola a Giordano, giusto? E sono aperto a tutto. Ok, ora hai già detto praticamente quasi tutto del libro, quindi io taglio subito sull'introduzione che volevo fare. Nelle canzoni si descrivono o dei luoghi oppure delle persone. Quindi io vi comincio subito con una canzone che è legata a uno dei racconti e che si può seguire anche senza avere il legame con il racconto, che riguarda la Darsena. Adesso tutti sappiamo com'era la Darsena prima e cosa è diventata adesso. E quindi questa canzone non fa altro che rievocare un po' com'era la Darsena una volta e com'è adesso. A me piace la partecipazione, per cui se volete cantare la cosa è fattibile, in modo che... Allora, per questa ragione ho portato diverse copie, non è obbligatorio ovviamente prenderlo, nel senso che chi vuole, a pagina 50 c'è la prima canzone, quindi se volete seguirla e cantarla, io vi distribuisco a ciascuno una copia, in modo che possiate seguirla, se volete. Chi vuole... Proviamoci. Se avete voglia, voilà. Adesso aspetta, questo qua no. Aspetta, questo qua non sono sicuro. No, bisogna stare attenti a non portare via quello che poi mi serve qua. No, questo no. Allora, questo sì, questo va bene. Altri che lo vogliono? Grazie. Sono affondato. Altri? Serviamo il testo. Sì, sì, ne ho in abbondanza. Vado. Ecco. Qualcun altro? Non lo credo, non ho gli occhiali, non credo. Va bene. Io solo per le due, perché se canto io sono anche via. Ok, la passo da di là. Tu mi leggi e io ti altri? Sono quasi tutti? Allora, se avete quasi tutti, avete sì? Ok. Allora, è a pagina 50. La 50. Si chiama... Ti do fastidio qua? No, assolutamente. Si chiama Indovinello del tempo che passa. Ed è appunto dedicata alla Darsena. Ah, il ritornello. Prima subito. Allora, vi introduco prima il ritornello, che è Indovinello del tempo che passa, di una città che è andata giù dell'acqua, cioè praticamente la seconda. Indovinello da Sfinge urbana a Bracadabra, la vita è strana. Questo è il ritornello, che vi introduco prima della canzone, che fa così. Indovinello del tempo che passa, di una città che ha nostalgia dell'acqua. Indovinello da Sfinge urbana, abracadabra, la vita è strana. Parapapumba parairaira, parapapumba paira. Naturalmente bisogna fare anche parapapumba parapapum. Questo può farlo, parapapumba parairaira, parapapumba para. Orifo? Rifaccio il ritornello. Indovinello del tempo che passa, di una città che ha nostalgia dell'acqua. Indovinello da Sfinge urbana, abracadabra, la vita è strana. Parapapumba parairaira, parapapumba paira. C'è un
filo rosso che nessuno vede, tranne chi inciampa lì sul marciapiede. Nella domanda più matta e più astratta, cos'è che lega un tram e una chiatta? Indovinello del tempo che passa, di una città che ha nostalgia dell'acqua. Indovinello da sfinge urbana, abracadabra, la vita è strana. Parapapumba, parairaira, parapapumba, parairaira. È strano da dire o da pensare che la darsena fosse un po' come il mare, con un via vai di chiatte in ferraglia che traghettavano tesori di sabbia. Squarcia la tela, il passato è sepolto, oggi la darsena è come un salotto disordinato, chiassoso, un po' in sballo, intorno al suo tavolino in cristallo. Indovinello del tempo che passa, di una città che ha nostalgia dell'acqua. Indovinello da sfinge urbana, abracadabra, la vita è strana. Parapapumba, parairaira, parapapumba, paira. Oggi il naviglio è in pensione, binari d'acqua in rottamazione, e lui non corre di lentezza tra cima come i vecchi seduti.